l'Unione Industriali, quali sono le richieste di Confindustria alla giunta regionale di Roma? Allora, le nostre richieste sono state quelle nell'immediato del ripristino della viabilità secondaria. Ci rendiamo conto che non possiamo chiedere l'impossibile, quindi non possiamo noi andare a chiedere che vengano ripristinate immediatamente la 26, anche se su questo ci hanno dato delle rassicurazioni molto importanti, nonché la 6, dove riteniamo che nei prossimi giorni possa essere aperta al traffico, quanto piuttosto tutto quello che sta a corollare di queste strade, che potrebbe permettere in questi contesti il deflusso del traffico veicolare e anche del traffico merci, come ad esempio la statale 28. Risulta con un cantiere ormai direi infinito, interminabile, bloccata dopo l'abitato di Piediteco. Abbiamo chiesto la possibilità di immediato ripristino di questa e l'aumento anche per quanto riguarda invece il traffico delle persone, soprattutto dei turisti, nell'ambito ferroviario, in quanto riteniamo che anche i collegamenti ferroviari debbano essere potenziati e migliorati per consentire di tornare quantomeno alla normalità. È ovvio che poi serve un piano pluriennale, non possiamo avere paura a ogni temporale, anche se ci rendiamo conto che non sono più i miti temporali di una volta, ma entriamo anche in una fase climatica completamente diversa. Però dobbiamo essere sicuri che nella nostra regione, soprattutto nella nostra provincia, si possa continuare a operare con la certezza che insomma, con un po' di pioggia non si debba sempre correre ai ripari o gridare.